è la prima volta che metto su tela due strumenti insieme, perché effettivamente la mostra che poi sarà presentata a Matera, Primavera 2019, ad ottobre, prevede 8 quadri di 8 strumenti e quindi di 8 musicisti importanti. E quindi per me questa è stata comunque una novità, mettere su tela due strumenti allo stesso momento. E il risultato devo dire che è soddisfacente. Un'arpa e un flauto è stato bello, divertente, ma soprattutto molto emozionante.